Siamo ancora in collegamento ed è veramente un piacere, un viaggio tra la riflessione, ovvero l'uscita del tuo libro, che appunto sarà breve, ovvero meglio fare 100 cose bene che una male. Beh, esce su Amazon, ma lo troveremo anche in molte librerie nazionali. È un libro che sembra molto ironico, ma in realtà racconta un po' la storia di un ragazzo che non credeva in se stesso e che ha fatto una sfida contro i suoi demoni interiori. Quindi il fatto di partire con un punteggio, io dico karmico, chiamalo come vuoi, dove ti dicono sin da bambino sei numero uno, è uno conto, ma se ti dicono non vali nulla, come magari ho avuto io delle difficoltà da piccolo, quindi racconta anche delle difficoltà proprio per spronare le persone a crederci, perché io alla fine sono riuscito a portare avanti tante cose, tante le vorrei fare ancora, però sono abbastanza soddisfatto del percorso e quindi mi sono sentito pronto per scrivere un libro dove racconto tutte le difficoltà di questo ragazzo che aveva poca fiducia in se stesso e che poi è riuscito a cimentarsi in svariate cose. Soprattutto la musica, per esempio, è stata una riscoperta perché io scrivevo per altri, per Raff. Poi mi hanno detto è tardi per la musica, se non sei un ventenne non puoi fare nulla. E invece ho fatto proprio questo, mi ha spinto a fare il contrario perché io seguo la teoria del dispetto e quindi più mi dicono una cosa che non si può, più tento di farla. Ed è bellissimo questo aspetto, fra l'altro. Poi La teoria del anche dispetto è la teoria del simpatica, della dispetto è sfida. fantastico, della sfida, dell'idea di mettersi comunque sempre in gioco. E allora, a tal proposito, tu hai toccato un punto molto importante, cioè ovvero crescere anche con un'autostima che sicuramente viene, come dire, non possiamo crearcela da soli sempre, perché bisogna anche lì avere un grande Avere carattere, riscontri ma fuori. avere riscontri fuori, forse partendo anche da casa. Quindi, qual è il consiglio che dai da quella che è la tua esperienza? Appunto, cosa senti di dirti anche a dei ragazzi che probabilmente hanno avuto anche una storia simile? Allora, è talmente effimero e difficile questo mondo dello spettacolo, pieno di alti e bassi, che io consiglio coltivare la spiritualità, cioè mantenere un punto fermo nella propria vita per poter riuscire a capire quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare, cercare di assecondare le proprie sensazioni. È talmente facile essere sballottati da una parte all'altra con produttori, manager, perché è normale che un giovane debba essere, diciamo, instradato da qualcuno, ma non è detto che quel qualcuno sia la persona che Giusta, infatti. capisce, giusta, che capisce la sua vera strada. Quindi bisogna arrivare a un punto. Io l'ho fatto autonomamente, sono riuscito a non avere dipendenza da nessuno dal punto di vista di produzioni, cioè ho la mia società, ma non è facile arrivarci. Per cui consiglio ai giovani di lavorare molto su se stessi, cercare di analizzare le cose, di capire che cosa si vuole fare, fare una lista. Mettere ogni giorno per iscritto che cosa veramente vogliono, per farle poi in ordine le cose, cioè nel senso che è importante anche visualizzare quello che si vuole fare, non soltanto dire io voglio fare qualcosa. Il fatto di scrivere a me mi ha aiutato a dare ordine a livello mentale, alla mia testa, e a dare un ordine di priorità anche alle cose. Quindi non è detto che se tu scrivi il libro, poi non puoi fare il film, anzi, nel mio caso, da quando faccio più cose, le faccio meglio perché il film è andato su Rai 1, quell'altro su Amazon Prime, il libro adesso esce su Amazon. Cioè, prima facevo solo una cosa alla volta e mi andavano tutte storte. Quindi questa è la mia esperienza. Che bello Quindi però anche questo dicono la raccontarsi. gatta frettolosa fa i figli ciechi, il cane lento fa i figli sordi. Cioè, io tutto ciò che ho fatto con troppa calma, pian pianino, negli anni, mi è andato tutto male. Nel senso, sono tutti progetti che poi sono andati Naufragati. naufragati. Le cose invece, sai quando c'è uno stimolo? Come quando all'università studiavi che avevi È l'esame, 20 vero. giorni ti mettevi sotto, io ho fatto il DAMS, no? Mi ricordo che io facevo degli esami pazzeschi, invece quando avevo un anno davanti mi perdevo.